Fratelli, sorelle, non basta proclamare che Gesù è risorto, non bastano le parole, le celebrazioni solenni. Gesù risorto diventa credibile quando i suoi discepoli, cioè quelli che hanno cominciato a credere in lui, si mettono coraggiosamente dalla sua parte, dandogli testimonianza, anche pagando di persona, come anche afferma la parola di Dio di questa domenica, presentandoci la figura di San Paolo. Il libro degli Atti ci riporta la testimonianza di Paolo nei confronti di Gesù mentre si trovava domicilio coatto a Roma. Forte di un suo diritto, convoca i giudei più in vista della città, raccontando loro di come era avvenuto il suo arresto a Gerusalemme e come era stato consegnato ai Romani. Questi però lo avrebbero voluto liberare, non trovando in lui reati gravi o rilevanti. Ma i giudei si opponevano alla sua liberazione. Allora Paolo decide di appellarsi a Cesare e così intraprende un lungo viaggio che lo porterà a Roma. E giunto in città, in attesa di giudizio, Paolo da mattina a sera esponeva loro il regno di Dio, dando testimonianza e cercava di convincerli riguardo a Gesù. Ecco, Paolo non è minimamente preoccupato di sé. Ha invece un solo grande desiderio, continuare a testimoniare in tutti i modi la salvezza che ci viene da Gesù, morto e risorto. Avrebbe anche potuto evitare di rivolgersi proprio a quei giudei che lo volevano morto, e invece, stando a Roma, la sua testimonianza parte proprio da loro. Paolo sa anche che con loro non avrebbe avuto grandi successi, anche se ascoltandolo, dice il libro degli Atti, alcuni si lasciavano prendere dai suoi discorsi, mentre altri non credevano. Insomma, una testimonianza a 360 gradi, diretta, schietta, a tempo e fuori tempo, come anche avrebbe detto ai Galati. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo, al termine del brano della lettera ai Romani di questa liturgia, dice in modo esplicito: io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Giovanni Paolo II a Denver, in una famosa giornata mondiale della gioventù, aveva usato parole molto simili parlando ai giovani. Non abbiate paura di andare per le strade nei luoghi pubblici come i primi apostoli che hanno predicato Cristo e la buona novella della salvezza nelle piazze delle città e dei villaggi. Non è più tempo di vergognarsi del Vangelo, è tempo di predicarlo dai tetti. Non abbiate paura di rompere con i comodi e abituali modi di vivere al fine di raccogliere la sfida di far conoscere Cristo nella moderna metropoli. Dovete essere voi ad andare ai crocicchi delle strade, invitando tutti quelli che incontrate al banchetto che Dio ha apparecchiato per il suo popolo. Il Vangelo non deve essere tenuto nascosto per paura o indifferenza. Non è stato concepito per essere custodito in privato, deve essere messo sopra un podio così che il popolo possa vedere la sua luce e rendere lode al nostro Padre Celeste. Il Vangelo ha una forza dirompente. Se lo proclami senza vergognartene, ne dimostri già l'evidenza, la credibilità. La fatica dell'annuncio del Vangelo oggi non dipende anzitutto dalla debolezza dei nostri mezzi di informazioni o perché ci sono pochi preti o diminuiscono i missionari che c'erano un tempo, ma dal fatto che non sappiamo stare fermi e stabili e coerenti dalla parte del Vangelo di Gesù. Madre del Brel, una mistica francese del secolo scorso, scriveva: noi crediamo alla gioia, il che non si riduce a dare prova di ottimismo generico. Ci sembra che la gioia cristiana, quella che il Signore chiama la mia gioia, quella che vuole che sia sempre piena, consiste nel credere che noi sempre e dovunque abbiamo tutto ciò che è necessario per essere veramente felici.
Si diventa testimoni credibili quando osi credere che mentre dai una testimonianza coerente nei confronti di Gesù, senti di star bene con Lui, perché stai dalla sua parte. E allora ti prende una gioia profonda per quello che stai facendo e le parole ti escono di bocca in modo semplice, sciolto, senza alcuna fatica. C'è come una proporzione tra la gioia che si prova nell'annunciare il Vangelo e la credibilità della testimonianza che cerchi di dare. Nietzsche affermava che se Cristo fosse veramente risorto, i cristiani avrebbero un'altra faccia, perché la risurrezione, Nietzsche lo sapeva bene, è il centro della nostra fede, consapevoli che credere che Gesù è risorto non significa riferirsi solo a un fatto avvenuto 2000 anni fa, ma incontrare il Signore Gesù risorto oggi, sentendo d'essere partecipi della sua vita, della sua gioia oggi. Chi ha davvero incontrato Gesù, Gesù risorto, non può che essere contento. Gioite, rallegratevi, non temete, ci ripeterebbero ancora gli angeli che annunciano Gesù risorto nei Vangeli. E potremmo in questo modo cantare anche noi col profeta Isaia: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. Che sia una buona domenica gioiosa per tutti.